Salve a tutti ragazzi, vostro Lee, in questo nuovo video vedremo l'unboxing della Raptor K40, una tastiera da gaming della Corsair. La tastiera è un omaggio della Corsair, che ringrazio. Trovate il link al sito e alla pagina Facebook giù in descrizione. Mi raccomando, dateci un'occhiata e se volete lasciate un bel mi piace. Noi ci becchiamo tra poco con l'unboxing. Bene ragazzi, eccoci con la scatola contenente la tastiera. Tutto intorno abbiamo come sempre varie immagini e informazioni. Nella parte posteriore abbiamo varie caratteristiche e specifiche tecniche in varie lingue, mentre nella parte frontale abbiamo l'immagine della tastiera e il modello. Passiamo adesso all'unboxing. All'interno abbiamo libretti con istruzioni e garanzia, e per finire la tastiera. Vediamo alcune specifiche: dimensioni, larghezza 467 mm, altezza 180, spessore 35, peso 1,50 kg, tastiera full size con 105 tasti, più 6 tasti macro, 4 tasti dedicati allo storage dei profili, 7 tasti multimediali, tasto per cambiare l'intensità dell'illuminazione ed il blocco per il tasto Windows. Tastiera a membrana con anti-ghosting M-Key Rollover, quindi possiamo premere tanti tasti contemporaneamente. Connessione tramite cavo non rivestito lungo 2 metri con connettore USB. Materiali, plastica per i tasti e la struttura. Illuminazione da 16 milioni di colori, configurabile tramite software e regolabile in intensità grazie al tasto apposito sulla tastiera e anche tramite software. Il software, di cui parleremo tra poco, può essere scaricato sul sito ufficiale della Corsair. Nella parte superiore abbiamo la parte funzionale della tastiera, ovvero i tasti. Tutti i tasti sono a membrana, quindi sono abbastanza silenziosi e grazie al polling rate di 1000 Hz abbiamo un tempo di risposta di 1 millisecondo. Per rendere ancora più evidente l'orientamento gaming di questa tastiera, i tasti WASD e le quattro freccette sono colorati in argento. Sinceramente però non riesco a capire il perché colorare le freccette, dato che in gaming si usano davvero molto raramente. Sul lato sinistro abbiamo i 6 tasti macro configurabili tramite software. Nell'angolo superiore sinistro abbiamo i 3 tasti M che ci permetteranno di switchare tra i vari profili salvati, il tasto MR che ci permette di registrare le macro tramite software e abbiamo il tasto per bloccare la funzione del tasto Windows. In questo modo, anche se premuto accidentalmente mentre giochiamo, non verrà attivato e quindi non ritorneremo sul desktop. Nell'angolo superiore destro abbiamo il tasto per regolare l'intensità dell'illuminazione, che passa da spenta, bassa, media ed alta. Infine, sempre nell'angolo in alto a destra abbiamo i 7 tasti multimediali, che sono muto, abbassa e alza il volume, stop, indietro, play, pausa e avanti. Nella parte inferiore abbiamo i 4 gommini antiscivolo e i 2 piedini per alzare la tastiera. Nella parte posteriore possiamo vedere il cavo di collegamento con il connettore USB. Il cavo, nonostante sia molto spesso, purtroppo non è rivestito. Infine, da questa inquadratura laterale possiamo vedere l'altezza dei tasti rispetto al corpo della tastiera. Questo rende la pulizia molto più semplice ed offre una buona corsa ai tasti. Il software, scaricabile dal sito ufficiale della Corsair, ci permetterà di configurare vari aspetti della tastiera, come colore dei LED, macro, profili per specifiche applicazioni, eccetera. Le macro possono anche essere salvate nella memoria interna della tastiera. In questo modo, nel caso in cui volessimo usarla su un altro computer, non avremo bisogno del software. L'associazione delle applicazioni ai profili può essere utile nel caso in cui abbiamo varie macro per diversi giochi. All'avvio di quell'applicazione, infatti, verrà caricato automaticamente il profilo corretto senza alcun intervento esterno. Volendo, possiamo anche associare uno specifico colore ad ogni profilo. Cosa possiamo dire di questa tastiera? Essendo a membrana, si potrebbe pensare che non è adatta al gaming, invece non è così. Grazie al tempo di risposta di 1 millisecondo si comporta bene proprio come una tastiera meccanica, con il vantaggio o svantaggio, dipende esclusivamente dal gusto personale, di essere abbastanza silenziosa, come già detto precedentemente. Abbastanza perché non risulta essere silenziosa come ci si aspetterebbe da una tastiera a membrana e riesce ad offrire un piacevole feeling quando digitiamo qualcosa. La possibilità di illuminare la tastiera in varie colorazioni è un gradito tocco estetico. L'illuminazione ha però un piccolo difetto. Se la si guarda superiormente, i LED riescono ad illuminare completamente i tasti. Posizionandoci invece come quando utilizziamo la tastiera, capita che alcune parti delle lettere, o ad esempio le scritte Enter, Caps Lock, eccetera,
non vengano illuminate completamente. All'inizio temevo di aver in qualche modo scambiato o rimosso la vernice dai tasti, invece sono proprio i LED che sono posizionati troppo in basso rispetto al tasto a dare questo effetto. Nulla di grave, assolutamente, mi sembrava solo giusto farvelo notare. Comunque un difetto trascurabile dato il prezzo della tastiera e dato che comunque bisogna avere un occhio piuttosto attento per notare il difetto. Alla tastiera purtroppo manca un poggiapolsi. C'è da dire che a lungo andare ci si abitua, ma per me che sono stato sempre abituato ad utilizzare tastiere con il poggiapolsi, passare alla K40 è stato un attimino traumatico. Certo, ripeto, dopo un po' di tempo ci si abitua e devo dire che rispetto a tante tastiere senza poggiapolsi, la K40 risulta davvero molto molto comoda. Infine, se avete osservato bene la tastiera, vi sarete sicuramente resi conto che il layout non è italiano. Infatti mancano le lettere accentate e ad esempio i simboli sui tasti numerici sono in ordine diverso rispetto al nostro. Questo comunque non è un problema, dato che sul PC quando installiamo Windows in italiano ci viene automaticamente impostata la tastiera sul layout italiano. Quindi finché riusciremo a ricordare la posizione dei tasti del layout italiano, non avremo problemi ad utilizzare una tastiera con layout differente. In ogni caso questa tastiera sarà disponibile tra qualche mese anche con il layout italiano. Quella che avete visto infatti è un'anteprima con il layout europeo. Tutto sommato quindi stiamo parlando di una buona tastiera da gaming, reattiva, almeno per me discretamente comoda, pur essendo a membrana restituisce un piccolo feedback audio e tattile e il software ci permette, una volta configurato a dovere, di dover pensare solo a giocare, senza stare ogni volta a dover configurare e modificare le macro a seconda del gioco che andremo ad avviare. Bene ragazzi, l'unboxing della tastiera finisce qui, la potete trovare online ad un prezzo di circa 70 euro. Questo che vi sto dicendo dovrebbe essere anche il prezzo italiano, dato che come già ho detto prima questa tastiera non è ancora disponibile in Italia. Voglio ringraziare nuovamente Corsair per l'omaggio. Trovate il link al sito e alla pagina Facebook giù in descrizione. Mi raccomando, dateci un'occhiata e se volete lasciate un bel mi piace. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace e se volete condividetelo, aggiungetelo ai preferiti e iscrivetevi. Voglio ricordare che sul mio canale YouTube LisuLong potete trovare molti altri video tutorial, consigli utili sul mondo dell'informatica, unboxing, gameplay commentati e vlog. Mi raccomando, seguitemi anche su Google+, Facebook e Twitter, trovate il link giù in descrizione. Noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bye bye!